Signori, un applauso gigantesco per il nostro ospite di questa sera, un grande amico, Daniele Racco! Wrestler Man! Grazie, buonasera. Che bel periodo che stiamo vivendo, non siete contenti? Abbiamo sdoganato l'odio. Che beh, ci possiamo odiare, possiamo mandare a fanculo tutta, è una roba meravigliosa, no? Allora domandiamoci, mi domando, chi mi sta sul cazzo a me? Io, su quanti di voi hanno un cane? Forse stasera non lo dico che mi state sul cazzo. Tanti. No, è vero, tutti quelli che hanno un cane hanno detto almeno una volta nella vita questa frase. Ah, non perché il mio cane, guarda. Ma un'intelligenza, sensibilità, sindacchiamo. Intelligenza del cane, gli tiri la pallina, la pallina te la riporta 300 volte. Lo faceva anche mio figlio a 2 anni. Ma alla quarta mi diceva, non c'è la variante di questo gioco, mi sono rotto il cazzo. Dice il cane, no, finché non viene rifatto a te o a lui, andiamo avanti. La sensibilità. Sensibilità del cane. Adesso io, no, non so, non voglio sia l'altro. Cioè, tu sei tornato a casa da una giornata di merda, il cane era lì che ti aspettava col tè. Dai, passerà, non ti preoccupare. Cosa vuol dire? E poi noi ti amiamo, no? Amiamo, io amo il mio cane, atto 1, sei il cane maschio, gli tagli i coglioni. E poi l'ho trovato come un figlio, perché te ne esco lì. Io ho detto a un mio amico, ho detto, ma tu vuoi venire a toccare? Hai tagliato le palle? Sì, ma me l'ha chiesto lui. Io sono disposto a credere che a un qualche livello che comunichiate col vostro cane, ma veramente voi riuscite a immaginare un cane maschio che viene da te e ti chiede questa cosa? Cioè, come ha approcciato il discorso? Senti Giorgio, dobbiamo parlare. Perché tu mi vedi così come un cane, ma io ho un sacco di cose da fare, voglio scrivere un romanzo, delle sceneggiature, voglio viaggiare, e niente, ogni volta che mi metto lì da tutto questo pensiero della figa qui che mi lo dirà tutto. Ho pensato che tagliamo tutto al qualcuno del tuo cuscino che mangia, non lo so, però noi facciamo delle robe inospitali, noi mettiamo il cappottino ai cani, porca troia! Ti do una notizia, hanno il pelo! Da che mondo è mondo noi abbiamo squartato gli animali per vestirci nel loro pelo perché avevamo freddo! Che cazzo ti fa pensare che un cane ha freddo? Sì, ma stamattina tremava. Non è freddo, è paura! Ha capito con chi vive? E si caga addosso! Ma io vi invito, guardate la faccia del vostro cane che non vi avete messo il cappottino. Si vergogna come un assassino, va per strada guardando gli altri. Cioè, tutti guardi, dici, guarda, è anche scozzese. Cioè, io sono uno Yorkshire, neanche la geografia sto testa di cazzo. Allora, comunque, mettiamo i cappottini ai nostri cani, è una roba terribile, perché pensiamo abbiamo freddo, il pelo tiene caldo, c'è una dimostrazione. Se Lucio Dalla faceva i concerti in canottiera, un motivo ci sarà. Allora, io abito nella via di Genova più alta densità di vecchie con cane. Abbiamo le vecchie col cane, è una via bene dove ci sono le donne rifatte chirurgicamente. Quindi sono queste vecchie in queste tappe uscite tra i 55 e i 106 più o meno. E hanno tutte un cane. E c'è una che ha un husky, e l'husky è selezionato per trainare una slitta a meno 40 in Alaska con altri 5 cani come lui. Questo traina una vecchia a Genova fino e ha il cappottino. Questo cartellino sempre mezzo metro di lingua fuori, gli sudano anche le unghie a sto cane. Ogni volta che lo incrocio mi guarda con questi occhioni che hanno gli asti, sembra dire mi abbandoni se non costrano, mi metti un valore grande che è vita, cazzo. Poi ce n'è un'altra invece, che cazzo dovete fare? Ce n'è un'altra che è un chihuahua. Il chihuahua, voi sapete, questa creatura mitologica, metà cane, metà borsetta, vive nelle borse delle donne rifatte chirurgicamente, una promozione delle cliniche, tette, labbra, culo, chihuahua in omaggio. Li fanno con gli avanzi, è proprio una dimostrazione, non esistono in natura i chihuahua, pezzi di donna, eccetera. E questo chihuahua l'ha chiamato Carlo, perché questa è l'altra cazzata che facciamo adesso con i cani, non li chiamiamo più Fido, Laika, Pluto, Pallino, Snoopy, palla di pelo, cane, bastardo, li chiamiamo Carlo, Giovanni, Alberto, Adalgisa, Giovanni. Ma perché? Tanto però, insomma, questo si chiama Carlo, e noi non mettiamo più la sveglia. Noi ci alziamo alle 7 perché il bambino va a scuola, niente sveglia perché alle 7 Carlo fa la cacca. Tanto sul culo di Carlo potresti regolare l'asse terrestre, veramente, perché Carlo caga alle 7, c'è anche l'ora solare, l'ora regale,
Ma anche se lo porti in un altro fuso orario, lui alle 7 caga, cioè non si vede, proprio bravissimo, è l'unica cosa che sa fare. E per il resto è inutile. Insomma, comunque, Carlo alle 7 caga e noi ci svegliamo con questa suoneria che è: ma bravo Carlo! Sono ancora abituato dopo 2 anni. Che ha fatto tutta la cantina santa! A quel punto mi affaccio perché la scena è imperdibile, anche perché è erotico, c'è questa donna meravigliosa. Anche lei non si capisce l'età, bisogna segarla in due e contare gli anelli, come si fa con gli anelli. Sporca tutto. Allora, lei a questo punto si guanta con questo sacchetto, sembrava pagana, no? Raccoglie la carta e gira, lei sente questo sacchetto, contento, un sorriso, nessun uomo l'ha mai fatta sorridere così, ci voleva Carlo, cazzo, anzi la carta di Carlo. Lei è contenta, cerca complice per poter dire: hai visto cosa ha fatto il mio caso? Cagato, ti do questa notizia, non è che ti va a contare tutto scavando nel porfido, cazzo, ha cagato! Ed è felice. Io per 3 mattine non riesco ancora, la guardo 3 mattine perché non riesco ancora a spiegarmi, dico: guarda, questa cosa. 7 del mattino ed è contenta, felice, realizzata, brandendo un sacchetto pieno di merda. Se ci penso, l'immagine perfetta del paese, del momento che viviamo. Comunque, non ci sono tante cose che non capisco, sono tante cose che abbiamo cambiato tutto, noi abbiamo cambiato tutte le nostre abitudini, anche alimentari, no? Eravamo gente che mangiava belle sere. Adesso no, nelle compagnie c'è a mangiarci sempre quello che caga il cazzo, ma questo non lo mangio, questo non sono intollerante, non posso. E poi intollerante, cosa vuol dire? Tollero, non lo tollero, non so se. Comunque, io sono vegano, ecco, i vegani io non me ne sono accorto che sono arrivati i vegani, poi li ho studiati, no! No, li ho studiati dopo un po', no? Perché io sentivo vegani e subito non ci ho fatto caso, io me ne frega un cazzo, io sono un carnivoro convinto, cioè battezzato proprio. No, io, no, aspetta, no, tra l'altro a me la carne, non è che piace il sangue. Un buon veterinario potrebbe ancora salvarlo, quindi, cioè, è quasi così la cosa. E, come la vuoi cotta? Me la passi un po' sotto la luce, grazie, vai. Quindi per me i vegani però hanno un merito sociale, scusate, li ho studiati, mi sono documentato, hanno un grande merito sociale, hanno reso simpatici i vegetariani. No, prima noi dopo ci volevamo per il culo i vegetariani, adesso i vegetariani cagano più nessuno, i vegetariani felicissimi che siano arrivati vegani. No, è vero, perché c'è cioè, uno che beve il latte, mangia i formaggi, mangia le uova, rispetto a uno che lecca le cortecce, cazzo, sembra quasi. Vabbè, comunque torniamo. Io ho inventato una roba che vi voglio regalare, questo è il mio regalo stasera per voi, per la prima volta che sono qua, per provare a vendicarmi, no? Per provare a, no, a inserirmi in questo mondo che non capisco, a questa gente, no? Che fa questi post assurdi, che gioca, che fa col telefono, lui che riprende tutto. No, ma ti voglio bene, lui, tu lo fai per noi, cioè sei quello ufficiale, no? Perché c'è gente che alle volte paga il biglietto e ti guarda dal telefono. Ed è una roba folle, perché pagano un biglietto, vengono a teatro, ti guardano così dal telefono. E tu gli dici: ma perché lo fai? Poi lo faccio vedere agli amici. Ma vaffanculo, cazzo, ma devono venire anche loro a pagare, ma che cazzo me lo fai vedere? No, e poi gli do questa notizia che mi sconvolge, mi sa che le orecchie, dico: sai che se fanno il telefono sono in 3D? C'è questa tecnologia inarrivata. Allora, comunque, dicevo, volevo regalarvi questa cosa che si chiama microterrorismo. Non è né illegale né corretto. Microterrorismo sono piccoli atti inconsulti tesi a destabilizzare il tran-tran quotidiano delle persone. Tipo, salire su un autobus, su una metro, su un treno, la mattina, nell'ora di punta, treno o insomma il mezzo che vi porta al lavoro o a scuola, e appena avete tutti e due i piedi su, gridare che vi siete avvicinati possibile, forte, 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 buongiorno! È bellissimo. È bellissimo, fidatevi. Treno così voi viaggerete comodi con un metro intorno a voi di gente che vi guarda. Ma che cazzo vuole? Però al di là di questo primo risultato personale, che ti dà tempo di leggere il giornale proprio a pallello, no? Pensate a quello che avrete prodotto in chi ha ascoltato questo saluto, voi avrete risvegliato delle coscienze, perché quando sali su un mezzo pubblico su tutti. Che cosa fanno? Tu dici, cazzo, guarderanno le email, c'è cioè che gente impegnata. E le vicine giocano. Giochiamo tutti, no? Candy Crush, Farmville, è incredibile. Io conosco gente, ma gente che stimo, a cui voglio bene, che si sveglia alle 5 del mattino per annaffiare pomodori di un uomo. Ma cazzo sta? Ma come cazzo sta? Ma io ti mando 2 mesi in Puglia a togliere quelli neri e ci
5 euro al giorno, che siamo metti di me? Gente che prende i permessi da lavoro, capo deve uscire prima come mamma in partorisce la multa, dove ne ho il telefono? Ma che cazzo di telefono ha? Gente che non è qui stasera perché domani mattina alla semina! E li trovi al bar che arano l'iPhone così col T. Perché? Perché? Allora svegliate le coscienze, salutate, parlate con gli sconosciuti, è una roba bellissima, perché di primo acchito mi guardano come se fosse un alieno, è una roba divertentissima, meravigliosa, fatele queste cose qua, fatelo nella coppia, come non ci parliamo più, la sera, a casa, fatelo, e poi ogni tanto per riempire quel silenzio parte un ti amo, amicchia. Che non è un ti amo vero, è un ti amo per rompere un silenzio. Io sono già un quarto d'ora che non dico un cazzo. Rispondete con microterrorismo a questi ti amo finti. Non importa, lui o lei, uguale, che sia senza senso. Ti amo, banana. Non lo vedere se riappena. No, ma fatelo, è una roba bellissima, fidatevi. È stupendo, divertitevi col microterrorismo, inventatene di nuovo. Io vi do qualche esempio, non so se può fare dal salumiere. Salumiere, ho bastardo salumiere, io non so se c'è un salumiere fra di voi, sei un figlio di puttana. Allora, no, ma perché bisogna prendersi le responsabilità. Allora, perché il salumiere è quello che affetta, ti fa domande del quale non ascolta la risposta, gli serve solo per affettare di più. E suo marito, signora, sono vedova, il giorno dopo, e suo marito sono sempre lei, perché così affetta, poi mette sulla bilancia, no, tira, no, sto magliare lavorato, sono 2 anni e mezzo, lascio. Merda, sei una merda, perché te l'ho chiesto uno, però lo stai già impacchettando, io non c'ho il coraggio di dirti no, e invece dovete farlo, vaffanculo, no! Dove di barcola non sai che cazzo dire, salivazione serata, sangue dalle orecchie, sguardo vacuo. Ma come? Ma io, ma cazzo, ne volevo uno, ne fate 2 e mezzo, pezza di cazzo. Ho detto che sono atti in consulti, non di bontà. E ma adesso l'ho già tagliato, cazzo tuoi. Che cosa si fa? Boh, te lo mangi, che cazzo è? Il colesterolo, la prossima volta stai attento. Fatelo il terrorismo, perché è veramente una roba bella. Fatelo con tutti, fatelo con la vostra banca. La banca quando ti telefona la mattina alle 8:30, che non è mai per darti buone notizie. Quando ti suona il telefono la mattina alle 8:30 della banca, non è mai che ti dicono, te lo ricordi quel bonifico che stavi aspettando? È arrivato 2 volte. Ma noi non diciamo un cazzo adesso, mai! La banca quando ti chiama per dirti che sei povero, no? Però sono inutilmente gentili, anzi entusiasti. A me si svegliano così la mattina, 8:30, io dormo da 4 ore, suona il telefono, la banca mi fa buongiorno signor Rago, è la sua banca! Minchia, c'ho una banca! Cazzo, è andata davvero poker ieri sera! E come stiamo andando? Mutui? Facciamo come... No, signor Rago, la banca per lei è al conto corrente. Questi aggettivi... Straniante, mi sembra più giusto. Ecco signora, qui c'è un problema, ce ne fosse uno, caro signora, basterebbe. È uno scoperto, sentivo Ferpino. No, mi sono spiegata, lei ha sconfinato, è andato a Zurigo il mese scorso per gli italiani all'estero, grande esperienza. No, no, non è curioso per la pietra, lo dicono, no? Sei rosso, hai sforato, c'è un meno 50 euro, se potesse passare in giornata a sistemare la cosa. Mi chiami la mattina per 50 euro. Che cazzo saranno 50? Cioè faccio un banco ma te li porto. Certo. Poi ti chiamano anche il giorno dopo. Ma lì sei pronto. Mi sei pronto. Pronto! Buongiorno signorato la sua banca. Mi dica! Ecco c'è un problema che lei adesso risulta sotto di 100. Aspetta un attimo. Se mettete in meno il posto del più, io ve l'ho portato ieri. Non è che posso portarlo tutti i giorni. Sì, ha ragione, deve essere un problema di software. Ci ha creduto fino al 3002, poi se la sono dati del mio primo culo, siamo ancora in causa. Ma a parte questo, con la banca si può fare microterrorismo ma preventivo, li dovete chiamare voi, il 28, quando vi hanno accreditato lo stipendio, la pensione, il reddito di cittadinanza, li chiamate e dite, buongiorno, sono Rossi, volevo dire con 1873 euro sul conto. Sì, lo sappiamo, era così, per rompervi il cazzo, buon weekend, è bellissimo, fatelo.
fatelo, vi prego, fatelo. Io l'ho fatto a Genova con la Carige. La Carige, voi sapete che c'è stato un momento nella storia di questa banca storica, c'è stato un buco di 800 milioni di euro perché il mega presidente si è zanzato 800 milioni di euro, che fa più o meno una decina di Ronaldo, perché si è portato via una decina di Ronaldo e ha lasciato questo buco di 800 milioni di euro. Chi ci sarà in galera? No, è vivo, libero, gira per Genova con il suo cappotto così, in questo Italia. Io quando lo vedo lo seguo perché ogni tanto lo scrollano e vengono fuori 100.000 euro, se sono subito dietro caso mi si stia. Allora, comunque, io quando è successa sta roba qua l'ho seguita tutta e poi vi chiamavo, ho invitato Lilli per terrorismo tutte le mattine, dicevo buongiorno signora qua, buongiorno Carige, sono Oracco. Cos'è un signore comica? Ecco, volevo dire che avete uno scoperto di 800 milioni di euro. Comunque, fate con calma. Io sono a casa di quel pomeriggio. Almeno la mia parte. Allora, comunque, microterrorismo è bellissimo. Lo potete fare anche dal dottore. Dal dottore, quando tu vai, ti siedi nella sala d'aspetto e aspetti. È vero? Aspetti. Aspetti. Si aspetti e non ti incazzi. Questo perché negli impianti di reazione degli studi medici mettono gli psicofarmaci. Ma lo dico, tu entri lì e sei gusto, tre giorni di pace amore e musica, tre giorni di giovane non è che sei fatto con la zucchina. Tranquillo, ti sta più il cazzo, non senti il tempo che passa, no? Tranquillo, bello, rilassato, tutti lì seduti, ti basta vedere ogni tanto che il medico c'è. Ogni tanto esce, apre la porta e dici, beh, il dottore c'è. Io ci sono. Siamo in una botteria. Leggi rivista di gossip vecchia di 50 anni, in bianco e nero, ma non ci fai caso che sono vecchio, perché hai perso ogni condizione spazio-temporale, succede tutto lì e ora. Oh, che bello, si sposa Claudio Villa. Questo nirvana viene interrotto dall'elemento esterno disturbatore. Quello che arriva fa la domanda più idiota del mondo. Però attenzione, è una domanda che abbiamo fatto tutti, ma soprattutto tutti avete dato di rispondere una volta, che forse è un atteggiamento ancora più idiota. Quello che entra è domanda, chi è l'ultimo? Allora, se noi fossimo sobri, non ci fossero gli psicofarmaci, poi ci sarebbe un coro tu. E questo è microterrorismo, questo è proprio liberatorio, è stupendo. Invece noi cosa facciamo? Parto un ping pong di sguardi incrociati tra quelli che sono seduti per cercare di dare una risposta a sto coglione. E c'è sempre un vecchietto, c'è sempre, negli studi medici, sempre, lo danno con l'arredamento, no? Che si sente più osservato degli altri, che dice, ma io sinceramente dovessi dirvi, non so neanche di preciso dove mi trovi in questo momento. Cerco di ricostruire la giornata. Se non ti è solo a tardare, perché non riesco, abbiamo perso, perché caro non capisce i segni. Mi facevo così, ma detto vai dal medico che c'hai un tip.